Come prevedere il mercato delle cripto, come prevedere i movimenti e come fare tonnellate di profitti. Lo vediamo in questo video. Lo so, ho detto la parola segreta, la parola prevedere i mercati. Questo ti ha triggerato e sei entrato qui a vedere questo video. La realtà è che non prevedo proprio niente, né io né nessun altro nel mondo. Quindi tutti quelli con la sfera di cristallo, tutti i vari Nostradamus sparsi per il mondo, tutti gli analisti supremi, tecnici, fondamentali che siano, che ti dicono dove andranno i prezzi, ti stanno prendendo per il culo. O se ci credono, se ci credono veramente, bisognerebbe fargli un TSO. Comunque, al di là di questo... In questo video andiamo in realtà proprio ad analizzare come funzionano i cicli di Bitcoin, o meglio, come hanno funzionato fino ad oggi, perché è vero che non si possono prevedere i mercati, però è anche vero che è fattibile, è possibile, con una buona dose di probabilità capire quali sono i movimenti basandosi su una cosa sola che è l'halving di Bitcoin. Quindi adesso andremo a vedere come funziona il mercato di Bitcoin, come funziona. L'halving e come funzionano i cicli. Allora, statisticamente, ha sempre funzionato in questo modo. Qui abbiamo i mercati, abbiamo eh, BTC che è un po' il cavallo trainante di tutto, tutto il mondo delle cripto, con il suo halving. L'halving che cos'è? L'halving è sostanzialmente il dimezzamento dello, della produzione di nuove monete, cioè Ogni giorno vengono prodotte x monete, x nuovi bitcoin che si aggiudicano i miner. Dopodiché, queste, questi nuovi bitcoin in circolazione, cioè quella che è l'inflazione praticamente, cioè appunto la creazione di nuova moneta, va via via ogni 4 anni con quello che si chiama halving a dimezzarsi. Per esempio, adesso la produzione, se non vado errato, è di 900 BTC. Giornalieri dopo l'alving che sarà a, tra aprile e maggio di quest'anno, penso verso, più verso metà aprile. Dopo l'alving, cosa succederà? Che questa produzione non sarà più di 900 bitcoin giornalieri, ma sarà di 450 bitcoin al giorno, quindi si dimezzerà. Cosa succede? Succede ipotizziamo di avere mille persone. Che vogliono 900 BTC, cioè che si spartiscono una produzione di 900 BTC. Ora, se questa, queste persone rimangono invariate come numero e questa produzione cala a 450 BTC, cioè diventa più scarsa, a parità, se io ho lo stesso numero di persone ma meno risorsa, cosa succederà al valore di quella risorsa? Tenderà a crescere. Questo è il motivo per cui Bitcoin è concepito e funziona in un certo modo. Bitcoin ha 21 milioni di monete. Totali, non ce ne saranno più in tutto il mondo, e non ce ne saranno più, non ne saranno create di, di altre di nuove in futuro. Quelle sono e sono distribuite con una cadenza programmata che ogni 4 anni va a dimezzarsi. Questo porta a un'inflazione inizialmente elevata con un valore di Bitcoin basso perché appena partito bitcoin valeva qualche centesimo perché ne venivano prodotti talmente tanti che tu con un computer con un cellulare potevi fare mining e potevi prenderti 10 100 1000 bitcoin magari ok questa roba qui non è più possibile perché man mano che cala la quantità disponibile e aumenta il numero di persone che adottano che utilizzano o che investono su quell'asset cosa succede? che l'inflazione diminuisce cioè la produzione di nuovo valore contemporaneamente aumenta le persone che chiedono quel bene, che chiedono quell'asset, di conseguenza va ad incrementare il valore per unità di quell'asset, questo è il funzionamento. Ora, questo funzionamento porta a che cosa? Porta a un incremento nei mercati e a quelle che io definisco, ma non solo io, chiaramente tutti le definisco, le bull run. I mercati hanno delle fasi di espansione, quindi di crescita, di bull run. E delle fasi di bear market cioè di sangue quando i prezzi scendono non è che i mercati fanno così a vita e non fanno neanche così a vita i mercati salgono e scendono salgono e scendono salgono e scendono salgono e così via questo è ognuno di questi cicli su bitcoin è estremamente preciso per la prima volta nel mondo Finanziario, In realtà c'era già modo di comprendere un pochino i movimenti sul mondo finanziario, ogni tot anni c'era una crisi, ogni tot anni c'erano de determinati eventi, ma nel caso di Bitcoin sappiamo che ogni quattro anni c'è questo dimezzamento, questo halving e questo halving a che cosa porta? Porta ad un incremento statisticamente del valore, quindi del prezzo di Bitcoin e non solo. Questo aumento nel valore nel prezzo di Bitcoin scatena FOMO, scatena una corsa agli acquisti e scatena quella che è proprio la bull run, no? Perché quando i prezzi iniziano a salire, iniziano a salire, iniziano a salire, iniziano a salire, iniziano a, salire, iniziano a uscire soldi, le persone ne parlano, tutti, no figo la Bitcoin sale, eh, to the moon, to the moon, to the moon, ouais, tutti a buttare soldi sopra, pompano i prezzi, pompano i prezzi, pompano i prezzi e, e si crea un'enorme bolla. E tutti questi soldi qui, poi c'è chi prende, chi fa take profit, si crea questa gigantesca bolla che poi esplode, i prezzi crollano e si va nella fase di rosso di Bear market, bull il gonfiaggio di, questo, di, questo, di questa enorme bolla e poi Bear market. Quando brrr, si sgonfia, funziona così, ha sempre funzionato così. Ora andremo a vedere i grafici per comprendere che cosa comportano questi movimenti. Teoricamente, almeno fino adesso è sempre stato così. Succede che pompa il prezzo di BTC post halving, pompato il prezzo di BTC quando ha raggiunto dei picchi enormi iniziano, in realtà già iniziano a pompare anche le altre cripto, ma fin, fino a quel momento BTC è in testa, è il re. A quel punto cosa succede? Che ETH fa il suo colpo di coda e diventa ETH il re. E supera BTC in profitti le altcoin, l'altcoin per eccellenza, sovraperforma il re quindi fa un aumento di prezzo maggiore. Dopodiché questo è semplicemente uno spostarsi di liquidità quando i soldi arrivano sul mercato perché si tagliano i tassi di interesse per tutta una serie di cose. Arriva a tac e si va a spingere. Bitcoin cresce, poi da Bitcoin si passa su ETH. Poi dopo ETH tu, 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 arrivano a cascata. Solana, Cardano, tutte le varie altcoin con alta capitalizzazione e parte in questa fase quando ETH diventa il re e poi iniziano a sovraperformare a, a cascata tutte le altre, quella che si chiama l'alt season, la stagione delle altcoin post dopo il pump di bitcoin, qui salgono tutte, dopodiché iniziano a salire tutte le varie coin altcoin secondarie quindi quelle con una capitalizzazione piccola e qua in questa fase iniziano a fioccare inizia a vedere i 100 per i 1000 per e tutte queste robe qui la gente diventa milionaria tutti i protocolli defi tutte le varie scam tutto 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 tutto, tutto qui questo è l'apice proprio il, il, il massimo dello splendore dei profitti dove tu qualsiasi cosa tocchi e profitto Ora il mercato chiaramente è diverso, gli altri anni qualsiasi cosa diventava incredibilmente di profitto, adesso invece il mercato è maturato, sono passati anche 15 anni dal lancio di Bitcoin, quindi è un po' diverso, ma comunque in questa fase c'è il massimo splendore. E poi cosa succede? Succede che arriva qui la maggior parte di persone, la maggior parte di persone entra in queste fasi, quando c'è alt season. E quando c'è questa roba qui, quando si parla di, NF, di NFT, eh, tutta questa roba qui, tu oh figo, tutti che guadagnano soldi eh, entra tutta la massa, la plebaglia, i polli chiamo io, che comprano da chi ha comprato alle basi, che ha comprato quando non c'era il to the moon dietro l'angolo. Questi erano tutti il, il branco di illusi. E quindi che cosa pompa? Pompano le meme coin come se non ci fosse un domani. Dopo questo, boom, il crollo. Questo è il ciclo, funziona così. Molto molto semplice. Vediamolo però in termini numerici, cioè vediamo di quanto stiamo parlando, di che fasce, di che periodi. Allora, questa è un'analisi che magari non vedi tanto in giro, ma è un'analisi che faccio io. Come vedi, non è un'analisi tecnica particolare, ma è semplicemente un'analisi degli halving. Ognuna di queste righe verticali che vedi qua sono i momenti in cui sono avvenuti gli halving, con ciò che è successo dopo. Questo è un grafico tradizionale di Bitcoin. Tra poco metteremo un grafico logaritmico che è quello che utilizzo io per espormi su, su Bitcoin, sul lungo termine, quindi non per speculazioni di breve. Qui abbiamo il primo halving che è avvenuto a novembre 2012. In realtà era quasi, sì, più o meno mi pare se non sbaglio, il 28 novembre o giù di lì. Il secondo halving è avvenuto a luglio del 2016, non ricordo il giorno, mi pare la prima, la prima decina di giorni di luglio, poi il terzo, questo qua, maggio 2020, e poi ed è quello che ha segnato la storia, e infine l'ultimo avverrà ad aprile del 2024, attualmente si stima, dovrebbe essere più o meno entro il 15 aprile, bisogna vedere. Ora, il primo Halving, come puoi vedere, non ha segnato chissà che cosa. Andiamo magari a ingrandirci quest'area così da comprendere che cosa è successo. Come puoi vedere non è successo nulla se non dopo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dopo un anno c'è stato questo pump che ha portato Bitcoin da 100 dollari a 1100 dollari. Quindi qua c'è un bel 10x. È stato un halving ovviamente micro un, micro, un micro body halving, però ha fatto il suo pump dopo circa un anno. Il secondo halving, luglio 2016, ognuna di queste candele è di un mese. Il secondo halving ha visto, questo andiamo a far così, ha visto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dopo un anno, tac, guarda Bitcoin, inizia. Inizia a spingere, quindi dopo un anno si passa da... aspetta, mi sono perso il conto, 3, 6, 9, 10, 11, 12, ok? Si è passati da 1300 su Bitcoin a 2006, quindi un per due, ma ha fatto poi il suo picco massimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mesi dopo, quindi 17 mesi in totale, è passato, ha raggiunto il suo picco a 19.666. A partire dal dall'alving che era 600. Quindi questo è stato il picco, il movimento che ha fatto. Ed è qua. Vedi che più o meno il tempo, il lasso di tempo, come possiamo vedere, questo lasso di tempo, questo lasso di tempo, è stato abbastanza simile. In realtà si parte da qua. Questo è stato co è considerato il vero primo alving, quello che ha visto Bitcoin muoversi e, e prendere un deciso movimento. Da qui poi cosa succede? Succede che da questo livello, quindi dal massimo, per i mesi successivi inizia a svuotarsi, hanno pompato le altcoin e tutto, fino a raggiungere un declino intorno a ottobre a 3.000. Quindi è partito da qua che era intorno ai eh, 6.700, 6, 13.000, e poi è tornato giù a 3.000. Quindi un bel ritracciamento da 13.000 quasi 20.000 in realtà perché ha fatto il massimo a 19.666 a 3.000 ragazzi, qua c'è un, un bel crollo. Cosa è successo qua in mezzo? Qua è successo che hanno venduto, chi ha comprato qua, qui sono entrati tutti i vari polli, quelli dell'ultima ora il to the moon e poi venduto è andato giù. Qui si, ri, si è ripartito ad accumulare, ma quello che io ti voglio sottolineare sono tempi. C'è halving luglio 2016, bottom gennaio 2019 dicembre 2018 si sì, più o meno fai gennaio eh, no in realtà il bottom è stato qua dicembre 2018 quindi andiamocelo a scrivere dal 2016 al 2018 è stato 2016 fino al picco massimo che è stato qui 2017 quindi 2016 2017 bull poi 2017 2018 giù quindi qua abbiamo avuto il bull BL, e qua abbiamo avuto il, B, il, B, il bear market dal 17-18, è andato giù. Poi c'è stato che cosa? Il rally del 2019. Quindi 2019 c'è stato un rally che ha recuperato fino a questa candela qua, cioè è passato dal minimo che era intorno a eh, p -p -p, sui 3006, 3005, no 3003, poi 3000, rotonda fino al massimo al picco di, di 13.800, Quindi qua c'è stato un pump importante, quello che si chiama il rally, appunto, che è durato dal gennaio 2019 fino a metà anno più o meno, fino a giugno 2019. Quindi questo è quello che si chiama il rally, il rally del 19. Dopodiché cosa è successo? È successo che il prezzo ovviamente ha stornato, si è mosso un pochino giù fino a quando Fino al 2020, fino a maggio 2020 quando c'è stato l'halving del 2020 e come possiamo vedere l'halving del 2020 ci sono stati 1, 2, 3, 4 mesi e poi ha iniziato a spingere. A spingere portando Bitcoin da inizio halving, in valore pre-halving siamo sugli 8.000 dollari, circa 8-10.000 dollari l'ha portato al picco massimo di 64.000 dollari. Questo il 21 era, quindi dal 20 al 21, 2020-2021, un anno. Qua in mezzo c'è stato praticamente un anno, quindi facciamo dal 2020 al 2021 un anno di pump, un anno di, bu di bull. Dopodiché c'è stato uno storno violento su Bitcoin, come possiamo vedere, che l'ha portato dal picco massimo di 64,8. Al minimo di 41, cioè un bel calo, questo fino a giugno 2021, per poi fare un secondo picco verso la fine ottobre-novembre 2021 di eh, picco massimo raggiunto 69.000, quindi quasi 70K per Bitcoin. Quindi qua abbiamo un anno e mezzo. Ora il prezzo è stornato, poi dal 2021 fino al 2022 c'è stato che cosa? Di nuovo il... BR, quindi il burr market fino al 22, come vedi il ciclo è 16-17-18, poi 20-21-22 dove hai 16-17 il bull, 17-18 il burr, quindi pump e riassorbimento, pump e riassorbimento, cioè funziona così ragazzi, funziona così dal 18 al 19 c'è ancora un po' di giù barra lateralizzazione, cioè in questa, in questa fase, poi c'è dal 19. Al 20 un pochino di pump con il riassorbimento e poi si muove nello stesso identico modo. Ora cosa è successo? Di nuovo il rally del 2019 è ripetuto nel 23, con il pump di bitcoin fino a questo livello che è quello che mi aspettavo io. In proporzione, poi c'è stato appunto il riassorbimento come doveva esserci. C'è stato, però, questo pump rapido dovuto alla febbre degli ETF. Questo ha segnato un movimento un po' diverso, ma che comunque vediamo in un certo senso già. Verificatosi tempo fa, cosa ci sarà? Poi ci sarà un po' di, mov di movimento qua e ci sarà un inizio di bull nuovamente. Molto probabilmente, ragazzi, ripeto, nessuno ha la sfera di cristallo. Questo bull, a mio avviso, vedrà Bitcoin arrivare intorno agli 80-84K. Io mi tengo realista potrebbe anche fare di più certo ma bisogna vedere tutta una serie di fattori anche macroeconomici quindi non solo il mercato cripto cioè bitcoin il mercato delle cripto non è che è geolocalizzato è quello punto, e tutto il resto intorno è rumore no c'è cioè, una macroeconomia ci sono guerre alle porte ci sono tanti fattori che possono drasticamente far crescere il prezzo o drasticamente farlo calare quindi c'è anche del contesto comunque sia questo è quello che succede, quello che è successo su Bitcoin. Quindi ci possiamo aspettare di nuovo un apprezzamento di questo tipo fino alla fine di quest'anno, quindi fine 2024, dove probabilmente saremo sul picco. Magari ci sarà nuovamente un doppio storno, magari no, c'è cioè questo sarà da vedere, però questi sono i cicli. E poi si andrà avanti con tutte le altre le altre fasi, quindi 23, 24, mettiamolo qui, eh, qua 24, 23 24 c'è stato il, un po' di recupero come il rally del 19-20, poi bull 20-24-25, esattamente come qua 20-21, e poi ci sarà di nuovo il bear 26 e così via. Questi sono i cicli. Ora che continuino a funzionare così, che non funzioneranno più così, questo ragazzi non possiamo saperlo perché ora è entrata una liquidità diversa che prima c'era, ma non in modo plateale. Come, come adesso con l'avvento degli ETF quindi potrebbero questi cicli essere leggermente diversi potrebbero essere magari molto più accentuati con degli excursus delle crescite di prezzo maggiori o magari più compressi con delle crescite minori o addirittura delle perdite maggiori o delle perdite minori cioè ci sono tantissimi scenari quindi in questa fase quello che è stato Bitcoin fino qui è stato questo gli halving ci danno questa capacità di tra virgolette prevedere un pochino il mercato, ma ciò che succederà da qua in poi, ragazzi, eh, sarà storia. E quindi dovremo capirlo, dovremo posizionarci, dovremmo vedere con i nostri occhi che cosa succederà. Questa era un'analisi molto semplice, ciclica, di Bitcoin, dove abbiamo analizzato gli halving che sono il metro di giudizio per comprendere e per discernere le fasi di bear market da quelle di bull market. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti, lascia like e iscriviti se ti fa piacere. Ti ringrazio per essere stato qui con me e ci vediamo nel prossimo video.